ritrovati ancora una volta con Momenti in TV, il programma in cui i protagonisti siete voi, con le vostre manifestazioni, le vostre immagini, le vostre interviste. Oggi siamo a Santa Lucia del Mela, è un gradito di ritorno per la nostra telecamera, oggi comandata da Vincenzo Cirino, per il carnevale, il famoso Cataletto che è ritornato l'anno scorso. Quest'anno invece sono ritornate le lape, vestite in festa, possiamo dire così, e qua abbiamo lo storico lucese, il professor Libero Rappazzo. Ma questa parrucca verde col vestito non ci sta, però il carnevale quindi ogni scherzo vale. Ritorna il carnevale a Santa Lucia del Mela, siamo veramente contenti, è stato un successo la domenica con la sfilata delle motoape, veramente non pensavamo che potessero affluire tante persone anche da fuori. Poi le motoape veramente sono state allestite in modo eccezionale da questi giovani. Possiamo dire che dopo circa 40 anni di nuovo il carnevale lucese si sta ritagliando uno spazio che aveva da sempre, diciamo. Il nostro è un carnevale secolare, diciamo, le origini risalgono addirittura al 1500. Poi in alcuni anni, intorno agli anni 70, si era un po' perso. C'era anche, quando a Santa Lucia ancora c'era il cinema, io mi ricordo che c'era anche l'elezione della Reginetta, venivano anche tante forestiere da fuori. Insomma, un carnevale che sta riacquistando quell'importanza che aveva e mi auguro che continui anche negli anni a venire. Siamo pronti, siamo all'interno del carcere, il famoso carcere ora adibito a sala conferenze. Sento già la musica fuori, significa che i carri ci sono, le persone sono calde, sicuramente saranno tantissime. Via, tuffiamoci nel carnevale di Santa Lucia del Mela, via! La peccatrice misteriosa, ma chi è lei? Non lo vorrei dire. Però lo diciamo, poi vediamo se le persone indovineranno. Presento l'associazione Antiche Torri di Santa Lucia del Mela, che partecipa a questo cataletto, al concorso delle lapidi carnevali, con la Lapa Peccatrice, una rivisitazione un po' ironica dell'inferno dantesco, quindi ci sono i vari personaggi, c'è Dante, Virgilio, le sette peccatrici, i sette peccati capitali e le anime dannate. Io rappresento un'anima dannata. Un ritorno al passato sicuramente molto simpatico. Sì, noi abbiamo accolto questa iniziativa dell'associazione Blog del Mela in maniera positiva, è stata un'ottima iniziativa per Santa Lucia del Mela e devo dire che Santa Lucia del Mela anche questa volta ha risposto positivamente, perché sia le associazioni che i cittadini si sono dati da fare per partecipare a questo evento e renderlo ancora più interessante. Sveliamo chi c'è sotto il velo, vediamo, attenzione telecamera, via, eccola qui, il nostro presidente, complimenti. Grazie. Un saluto a tutti, a Santa Lucia del Mela, all'associazione Blog del Mela e al comune ovviamente di Santa Lucia. Grazie a tutti, ciao. Però è carina. Ecco qui un altro partecipante, ma che cosa rappresenta? Quest'ape rappresenta l'aperitivo, nonché la condivisione, il momento dello stare insieme, pre, post, dopo. E siccome siamo contenti di essere stati invitati a questa manifestazione, facciamo un brindisi a sta bella associazione. Seguite a carotte, dietro carotte. L'anno scorso il ritorno del cataletto, quest'anno il ritorno delle api cannaluari, sicuramente
una grande soddisfazione per tutti voi. Quest'anno è il primo anno per noi con le api, il paese dell'api. E il primo giorno è andato benissimo, anche poi alla fine si è messo un po' a piovere, però è andata benissimo, moltissima gente. Santa Lucia ancora una volta si riscopre sempre più bella. E Santa Lucia ha tante risorse, basta un po' cercare anche nel passato, alla fine bisogna inventarsi pochissimo. Poi le associazioni riescono a rispondere a qualsiasi chiamata, infatti eccoci qua in festa. Quante persone ci sono che hanno lavorato dietro questo carnevale? Ci sono all'incirca un 8-9 lapi in concorso, in gara, ma dietro ogni lapa c'è un gruppo di almeno una ventina, trentina di persone, quindi diciamo che tutto il paese è coinvolto al massimo in questa cosa. Lei che cosa rappresenta quest'oggi? Che cosa rappresenta? Quest'oggi lei cosa rappresenta? Ah, io sono Caronte, faccio parte della lapa fatta dall'Associazione Antiche Torri, la peccatrice, io sono Caronte, il portatore di anime, ecco qua, tutto qua. E faccio un saluto al nostro cameraman, dai! Ed ecco Amerigo Vespucci. Scusa, ho sbagliato, ogni tanto si può sbagliare. Capita a tutti di sbagliare. Dimmi. Stai divertendo. Guarda, penso che te l'hanno detto in tanti e io un carnevale così a Santa Lucia non me lo ricordo mai. Ho 52 anni quasi, mai visto un carnevale così allegro e pieno di gente contenta di vedere questo carnevale. Questo qua è per quelli che hanno mal di pancia. Sì, magari all'occorrenza più tardi facciamo un po' d'acqua bollita e così facciamo passare il mal di pancia a tutti, ma penso che stasera non ci sarà mal di pancia, a parte quelli che mangeranno bene. Sicuramente c'è tanto entusiasmo, tante persone, ancora una volta Santa Lucia ha fatto centro. Sì, penso che sia un'affermazione corretta, anche questa volta col carnevale. Fortunatamente il tempo, l'altra sera è stato clemente parte, speriamo stasera di farci completare col cataletto, così avremo una bella manifestazione completa. Dai, ci leggo un verso della Divina Commedia per concludere, un verso a caso, vediamo, via. Allora, a caso è capitato questo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta mia era smarrita. Il cartone animato del momento, Peppa Pig, complimenti! Grazie, ci abbiamo provato, almeno speriamo, almeno ci divertiamo. Sperate cosa, di vincere? Si spera, ma non lo so, ce ne sono altri che sono... Cerchiamo di vincere, l'abbiamo fatto così, ci abbiamo messo tanto lavoro, è da gennaio che ci lavoriamo, speriamo di vincere. Ma vi state divertendo? Vabbè, sicuramente questo sì, sicuro. Quante persone siete nel vostro carro? Ma penso una quindicina. Come mai proprio Peppa Pig? Perché la versione, per la simpatia della maialina e per la versione catanese che ci fa molto ridere. Per la simpatia della... Facciamo un saluto, dai, facciamo un saluto insieme. Eccoci qua con l'ape Maya, lei è la grande protagonista di questo carro perché insieme alla mamma ha cucito tutti i vestiti. Sì, abbiamo collaborato tutti
Molti si sono, diciamo, organizzati per la rappresentazione della Moldova, e invece mia madre, la regina, è qua, ha cucito tutti i vestiti per noi. Ma quanto tempo ci ha messo? Diciamo che è stato un passatempo. Com'è, buono? Molto. È stato un passatempo, quindi diciamo facevamo tutto a tempo perso. Però all'incirca un mesetto per organizzare tutto. Volete vincere? Certo! Votate la Bemaia! Action. When you hear this in the club, you're gonna check, turn it up. You're gonna check, turn it up. You're gonna check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. Tanta gente, tanto entusiasmo, mancano gli assessori. Assessore, ma come è vestito? Anche noi ci siamo messi in gioco per questa giornata di spensieratezza, per stare insieme a questo nostro gruppo di ragazze e quindi divertirci tutti assieme. Che cosa rappresentate voi? Il gruppo della pelle rossa, la pelle rossa, quindi in tema con la manifestazione di quest'anno. Parliamo dell'entusiasmo che c'è a Santa Lucia del Mela in questi giorni. Ma in effetti non si pensava che questa manifestazione potesse suscitare questo entusiasmo. Ci siamo ricreduti anche le piccole cose, le scelte così fatte all'improvviso e con poche centinaia di euro riescono a fare divertire la gente, e questo ci fa piacere. Mancava il carnevale, adesso c'è. Così, ma già l'anno scorso c'era stata la prima edizione, un po' più semplice. Quest'anno, con questa bellissima iniziativa, diciamo, speriamo di portare avanti anche negli anni futuri e che questa manifestazione diventi anche a livello più importante, a livello provinciale. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Eccoci qua con il sindaco. Sindaco, mancava il carnevale a Santa Lucia del Mela, adesso c'è anche il carnevale. Sì, infatti era l'unica cosa, come dici tu, che ci mancava. Cioè, questa è la seconda edizione del Cataletto, che si farà più tardi, però il carnevale con i carri, con le ape, diciamo, mancava. La cosa bella è che siete riusciti a coinvolgere tutte le associazioni. Sì, diciamo, tu come tu sai, questa non è la prima manifestazione che facciamo coinvolgendo le associazioni, e questa è appunto la prova che quando si mettono assieme le associazioni, quando c'è voglia di fare, anche con poco, si realizzano manifestazioni che richiamano persone, fanno venire persone a Santa Lucia. Sicuramente tantissime persone, ma lei se lo aspettava quest'altro successo? No, onestamente, diciamo, essendo organizzato in poco tempo, avendolo organizzato in poco tempo, diciamo, non mi aspettavo tutta questa partecipazione, che già domenica
era abbastanza piena quella piazza, le vie della nostra cittadina, ma oggi, essendo infrasettimanale, diciamo, c'è, non dico la stessa persona di domenica, ma quasi. Voi avete curato tutti gli aspetti, le api, che è una grandissima novità, un cataletto, c'è la saga dei maccheroni, c'è la musica, ci sono i gruppi folcloristici, avete pensato a tutto? Sì, abbiamo coinvolto, diciamo, tutte le... tutto quello che c'è a Santa Lucia, diciamo, che organizzano, e poi la moto ape è un mezzo, diciamo, prettamente agricolo, è un mezzo, diciamo, appunto, dei comuni come Santa Lucia agricolo, che c'è, che quasi tutte le famiglie c'è, e era un modo per fare non il classico carro di carnevale. Grazie e complimenti. No, grazie, grazie a voi per essere sempre presente nelle nostre manifestazioni. Grazie. Vestiti tranne uno, Ercole Campanella, ma come mai non si è vestito? Perché non c'è il vestito per me, volevo fare l'imperatore, me l'hanno fatto fare per l'ennesima volta. Senti Ercole, sette carri stasera si deve premiare, tu quale premieresti? Non lo posso dire, perché siccome faccio parte dell'associazione Antiche Torri sarei di parte, dunque il mio giudizio non vale niente e il mio premio neanche, non lo voglio dire. Tu ami questo territorio, stai organizzando tantissime manifestazioni. Che cosa ne pensi di questo carnevale? Come abbiamo detto l'anno scorso siamo stati penalizzati dal tempo. Quest'anno, vedi, già si può dire che è una prima. E per essere una prima è abbastanza partecipata dalle persone. Una bella cosa. Ma qui a Santa Lucia c'è un fluido magico. Che cosa c'è? No, c'è la voglia di stare insieme ed è la voglia di finalmente di mettersi in gioco tutti per... un bene comune che è il paese, ma alla fine in queste occasioni di divertirsi e di creare un momento di aggregazione generale, che è la cosa che ci fa andare avanti in questi momenti di difficoltà. Allora, con loro atteggiamento estroso e la loro follia, sono stati attenti a risparmiare tutto quello che avete sullato e riciclato, e hanno fatto Siamo con Katia Trifirola, organizzatrice di questo carnevale. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata dall'associazione Blog del Mela, che abbiamo fondato da qualche tempo con un gruppo di amici. E l'obiettivo era proprio quello di portare il carnevale a Santa Lucia del Mela dopo 40 anni, perché storicamente c'è stato un carnevale legato alla figura e all'evento del cataletto, che tra poco rivedremo. Però in effetti era una tradizione, quella di carnevale, che si era ormai persa, e quindi l'obiettivo era proprio quello di far ballare la piazza, e penso che l'abbiamo pienamente raggiunto, e di coinvolgere quindi tutti, non solo i piccoli ma anche gli adulti, le associazioni, i gruppi che si sono impegnati partecipando al concorso dedicato alle api di carnevale, che si sono trasformate da tradizionale mezzo di trasporto a vero e proprio carro allegorico, e dando così inizio a quella che speriamo diventi presto una tradizione. La 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 la, mambo mambo, mambo bacca, mambo mambo. La 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 la, mambo mambo, mambo bacca, mambo mambo. Es un mambo che se presta a farmar un gran barullo, todos bailarán en la fiesta. Mambo mambo mambo, che ritmo tiene il mambo, che sonido tiene il mambo, mambo, che gusta a mí. Tante le iniziative, ma quali sono i programmi del blog? I programmi
programmi del blog sono come sempre legati alla cittadinanza attiva, proprio perché il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini e il mondo dell'associazionismo, come dicevo, e tantissimi volontari che poi sono la vera anima delle manifestazioni come questa. Diciamo che l'obiettivo principale è sempre quello di valorizzare il ricchissimo patrimonio storico, artistico, culturale di Santa Lucia del Mela, e quindi una delle prossime iniziative sarà senz'altro legata alla Notte della Cultura che abbiamo già proposto nella scorsa estate e che anche nell'edizione 2014 coinvolgerà i luoghi storici del paese, sempre con il supporto dei volontari che animeranno attraverso l'arte e attraverso diverse espressioni artistiche i luoghi che appunto hanno reso grande Santa Lucia del Mela nel tempo. Mambo bacà, mambo bacà. Eccoci qua con la pazza, ma che stai combinando? Niente, ballo, mi diverto e sono felice per il mio paese. Un giudizio su questo carnevale? Spettacolare, bellissimo, complimenti all'associazione Blog del Mela e a noi dell'amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela. Ma voi che gruppo siete? Io gruppo carnevale La Pazza. Ah, sei da sola? No, loro sono le mie colleghe consigliere comunale. Ognuno fa parte di un gruppo diverso. Loro sono la pelle rossa e loro sono la peluria. Dai, facciamo un saluto. Ciao! Siamo a tavola, quattro piatti particolari, una bellissima maschera, inquadra lei, guarda, raccontaci un pochettino com'è nata questa idea. Ma era da un paio d'anni che ce l'avevo in mente in realtà, quindi questa occasione è capitata proprio ad hoc. E niente, una maschera fatta in casa da me, realizzata con materiali molto semplici, la comune pasta che mangiamo tutti i giorni, quindi tra l'altro il carnevale è proprio la festa, no, dell'abbondanza anche nel cibo prima del penitenza quaresimale, quindi ultima giornata di eccessi proprio questa sera. Cambiato maschera rispetto all'anno scorso? Beh sì, l'anno scorso avevo una maschera sempre un po' ingombrante, però ero vestita come ricorderai da Fraviola. Sempre mangiare, come mai? Sempre cibo, perché comunque si accompagna bene a quello che ci sarà tra poco, appunto la sagra dei maccheroni, quindi preannunciare insomma questa caratteristica di Santa Lucia, che è famosa anche per la sua enogastronomia. Sei contenta di questo carnevale? Sì, devo dire che è ben riuscito, tanta fatica è stata premiata da un grande successo di pubblico e di consensi, quindi speriamo insomma per il futuro che sia sempre così, così ricco. Saluto i nostri amici telespettatori. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo anno, mi raccomando, vi aspettiamo, grazie a tutti. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zu. Zubi zu means that I love you. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zubi zu. Zubi zu. Zubi zu means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Tanto entusiasmo qui a Santa Lucia del Mela, tantissimi bambini, abbiamo anche la nostra pedagogista Donatella Manna. Quanto è importante il carnevale per i bambini? Assolutamente importante, questo è un momento di puro divertimento in cui si va oltre le righe, è consentito andare oltre le righe, ha anche una valenza pedagogica come momento in quanto
i bambini possono scegliere di interpretare, di andare oltre se stessi, e possono scegliere anche un personaggio molto lontano da se stessi, e quindi anche il bambino più timido può impersonare un supereroe, per esempio. Quindi siamo molto felici di vederli così partecipi e che si stiano divertendo così tanto. Means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zoobie zoobie zoo. Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore è innamorato, non lo posso più frenare, io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiori, fiore, un amore bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore bello vicino a te. Cosa importa se in amore la canzone è sempre quella, la cantò il papà, la cantò mamma nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, poi domani chissà tutto finirà, ma per oggi canto. Ci penso io, ci penso. Ad appensare però... Dammi via, dammi via, dammi via, fimmene dello diavolo, Chita, fimmene dello diavolo. Vai su un po' di spazio. Allora, iniziamo questo processo a Stogandolo. Siamo qui stasera riuniti in alta corte di Cassazione per la sentenza senza appello nei confronti del famigerato Cannaluari. Signora! Tutti hanno lavorato, tutti si sono divertiti, tutti si sono vestiti, anche il nostro assessore Rosario Torre qui a Santa Lucia del Mela, oggi grande divertimento. Sì, allora praticamente è stata la nostra scommessa, questo è il secondo anno. Per fortuna quest'anno dal punto di vista meteorologico siamo stati più fortunati rispetto allo scorso anno, e vedrete finalmente il cataletto che non si faceva a Santa Lucia del Mela dal 1977. Santa Lucia del Mela ha un'antica tradizione per il carnevale, infatti personalmente da alcuni manoscritti custoditi nell'archivio storico abbiamo scoperto che il carnevale a Santa Lucia già si festeggiava dal 1585. E quindi la scommessa di quest'anno è stata riproporre il carnevale con il cataletto dopo quasi 40 anni, e in più la novità sono state le motoapi, il concorso che avete appena visto, e siamo il secondo comune d'Italia a fare un carnevale incentrato proprio sulle motoapi. Infatti l'altro comune è Pitigliano in provincia di Grosseto, che già sono al quarto anno di manifestazione. Sicuramente grande entusiasmo, ma tantissime persone. Sì. Siamo riusciti a coinvolgere non solo i lucesi, ma anche le persone di tutto il comprensorio, che di solito tutti gli anni fanno il giro per la Sicilia a vedere gli altri carnevali, ed è un orgoglio averli portati qui finalmente da noi e fargli apprezzare
per fargli apprezzare quello che abbiamo preparato. Viene zeppe di accuse molto gravi. Bravo giudice, bravo! Gitto, Tocanora, Gitto! Silenzio! Giudice! Sì? Si ricorda. Più tardi ci sentiamo. Ma volessi essere e fatevi continuare! Pubblico ministero! Giudice, prosegua senza perdersi in chiacchiere. Avvocato, magari invece un avvocato fare uno spinta cantina. E allora, fra le quali accuse molto gravi, diciamo di aver fatto sparire da questo paese le maschere per le strade, le ballate nelle case, quei relativi mascini. Sì. I veglioni al cinema, perché? Solo per un motivo, perché ha pensato sempre ad ingozzarsi, il Signore, e ha pensato anche esclusivamente alle femmine. Povera ragazza! A tutti c'è una mia, però! Tanto me ne davo! Il Signore ha pensato alle femmine di tutte le razze e di tutti i colori! Si ha pensato solo a mangiare maccheroni, fravioli e salsicce! Punzata e non! Sulla mia non me ne dice salsiccia! Pena sprecata! Pulazzo e senza lazzo! Ma hai voglia a predicare, come dicevano gli antichi, diciamo. Per stambrasi, diciamo, un canaluare trasi! Siete stati bravi anche a mettere insieme tante associazioni, che non è facile in questi tempi. La novità è sia il fatto di aver coinvolto tutte le associazioni presenti nel territorio, ma anche tutte le, non solo loro, ma anche tutte le attività commerciali, quelle che comunque riguardano la ristorazione e il settore enogastronomico in generale. Questo non è facile. Negli ultimi anni a Santa Lucia state riscoprendo tante manifestazioni, state riscoprendo anche il carnevale. Quali sono i vostri obiettivi ora? I nostri obiettivi sono quelli di cercare di puntare sulla riscoperta appunto delle tradizioni, e infatti abbiamo fatto anche una ricostruzione storica intervistando delle persone anziane per cercare di non perdere la memoria storica di questi eventi, e quindi l'obiettivo è quello di continuare su questa strada e incrementare anche in minima parte il turismo. Lei oggi era un prete, però mancava la Papa Mobile. Sì, la Papa Mobile purtroppo oggi ha avuto dei problemi, domenica abbiamo fatto furore a quanto pare, era una moto ape fuori concorso, però per quello che abbiamo sentito in giro forse è sembrata quella più apprezzata. Facciamo una cosa, diamo una benedizione al nostro camera, bene, dai. Non sono molto bravo nel benedire, mi possono pure scomunicare. Ok, speriamo di rivederci il prossimo anno e di continuare così su questa strada. Grazie a voi. Basta. Signora, mi hanno seccato. Giudice, contento, giudice. Che già sto chiusa male. Buone frasi da tutti i posti. Un ugualmente di bene sotto tavolo, certamente. Quindi, secondo gli articoli in là, è 1-1-1, l'accusa è questa, di essere dedo all'ozio, alla scelleratezza e di aver mangiato e bevuto a crepapelle e di aver maltrattato questa povera Bravo. E bella donna di sua moglie. Tutta maltrattata, sono gelosa. Onorevoli signori della corte, signore. E anche signore, bimbe, Santa Luciotti e nonno. Tagila. Guardate quell'uomo. Secondo voi, uno come quello non merita di essere giudicato? No. Ha una pancia enorme.
colpe sua mamma, tutti i fratelli che ci fece mangiare. A me non io sa giocare, non confronti di io, non sa fare. È testimonia. Tu sa fare tantiace cose. E tu sa furgare. Basta, 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 dico, questo è un peggio alla corte. Aspetti il dolore della mia assistita, signor giudice. Oh, spaventa, basta, che vuoi. Vorrei sbordare. Basta, assassino. E testimonia la sua manuccia, sembra che mangia. Va bene. Oh, esce dalla vecchia, ci ha disturbato con i suoi panni, con i suoi panchetti. E lei tutto finito qua, i nostri sogni, anche il tuo vostro onore. Sì, a sto punto, e si è rimasto rincoglionito. Ho maturato, ma chi non va per loro? Rincoglionito. Ecco. Ma quanto è vino e quanto fascista, salame e l'arco si ha mangiato per essere così tonno. Costringendo la moglie a lavorare sempre. Vieni, mamma! Giudice, aiuto! Avanti, avanti! Costringendo a lavorare sempre. Bene. Parliamo poco. Facciamo un esempio. Mi rivolgo a voi, gentile pubblico di Santa Lucia del Mela. Bravo! Che bravo è bravo, ora sei bravo è bravo. Dunque, dicevo che, signor giudice, mi rivolgo alla sua infinita. Io parlo con lei e lei ci va dopo la signorina, però. Come si permette? Mancava solo io, mi c'è da io tutto quanto ce l'ha. Come si permette? La faccio radiare dall'albo, professionale. Mamma mia. Dunque, abbiate un po' di clemenza. Adagio, si chiama causa. Signor giudice, quale causa fece lei? Causa chi? Cosa no. Abbiate un po' di clemenza, signori, per quest'uomo che nonostante la sua scelleratezza, ma santo Dio, nonostante la sua scelleratezza, il mio assistito è pur sempre un uomo. E come tutti noi sappiamo, la vita di un uomo va sempre salvata e difesa. Uomo, fossi! E poi, me lo lasci dire, signor giudice, la colpa non è del mio assistito, no signore! No. Bravo! E qui bisogna dirlo! Nemmeno di sua mamma è la colpa! Lui è stato contagiato, sì signor giudice, è stato contagiato è malato dall'atmosfera di questo paese. Avete visto l'influenza? Cioè, dico, esiste un paese in cui ogni occasione è buona per mangiare. Mamma mia, si mangia sempre. Lui ci sto a pudere da scocca, a canni maiali, a canne de grasto, i lasagni, i fravioli. A mia, chi sto più con un paese, ma pare un ristorante. E certe volte ci mettono pure l'orchestra. E non è meglio. E no, ce la prendiamo, signor giudice. Una scamozza mi pare che sta figliola. Signor giudice, non ce la prendiamo. Giudice! Fermi! Signore, già la causa è difficile, lei può la faccia? Avvocato, la faccia calmare, che qua voglio finisce ma! Eppure lei a fare calmare la signorina, il suo bellente spirito, però. Questi sono fatti nostri. Dunque, dicevo... Diceva. Che poi non ce la prendiamo con il mio cliente. Signore e signori, in virtù dei riti riconnessi e delle notte passate in pianto, del disonore della rivoluzione che ha portato nel nostro paese e determinato le sue città per salvare. Silenzio! Vostro onore! Non ti vogliamo! Io le chiedo per quest'uomo il massimo della pena. Ma... E che giustizia mi ha fatta! Va bene! No! Va bene così! No! E voi! E voi! Oh! Giudice! Non insultare, giudice! Ma sto superando l'aula! Giudice!
signor giudice. Silenzio, silenzio! Non è ora di piangere più! E voi! E voi! Silenzio! E voi? Avvocato difensore! Cosa chiedete voi, avvocato difensore? Prima di iniziare la mia ringa desidero scusarmi per il comportamento della mia assistita, ma la dovete anche comprendere, una donna martoriata da dolore, non come sta pezza a cagare, bella trista. Silenzio! Dunque, vi chiedo signor giudice di essere clemente, perché il mio cliente si è pentito. Sì signori, ma guardate quanto è pentito, guardate. Va bene, ha terminato? Sì signor giudice, ho concluso. Va bene. Giudice. E voi? Mi raccomando giudice. Mi raccomando. E voi gentile pubblico, secondo voi sto cannavale deve essere condannato? Allora, comunque, visti gli articoli 23 e 63, lo spiega giudici, più tardi, del codice penale, il qui presente Carnevale, per i suoi delitti di ubriacore, di mangione, perché è dedito all'ozio costante, perché ha fatto riempire di debiti tutta la sua famiglia, ma la Duca di... il più presente Carnevale è condannato ai lavori forzati a vita. Guardie, si precede, le disponete tutto. Bravo giudice. Signor giudice, lei signore imputato ha qualcosa da dire? Certo, io ci voglio dire una cosa se vuoi. Ma non è che abbiamo così per il dire. Quant'uomo ne va suata a mangiare a sera, eh? E quanto bottiglie vino balla a noi? Andiamo! Non ti paghiamo! Passiamo bene! Quindi io ci voglio chiedere una cosa a lei, signor giudice! E a tutto il paese di Santa Lucia. Clemenza! Va prego, lo calma, non mi facete salvaggiare, va prego. Non sogno potovano, va prego. Sogno cucciolo, non sogno potovano. Ciao, sono la panzera, mi sento male. Dai, ma cosa mangiare? Ma cosa mangiare? La fraviola, la fraviola. La fraviola voglio. Com'è la fraviola? La fraviola! Ma che cosa mangiare? Ah, non mi facete salvaggiare, va bene. Non mi facete salvaggiare, non mi sento male, non ci penso. Onde sta fraviola? Sta ruando. Onde? Onde sta fraviola? La stanno prendendo di qui, guarda. Guarda, guarda. Che cosa mangiare? Ma mi sento, ma cannoni fui curi
così spiari i giammari spugnuti un gran dolore morire senza tocco di campani. Sinieno, sinieno, li meanni. Sinieno, sinieno, non da giorni. Ora caso arriva di all'ottant'anni. O vivo chiamo morto e non rispondo.